Ciao a tutti, ci troviamo vicino a Passo Campolongo, siamo partiti dall'hotel Lagusciei, stiamo salendo a piedi al rifugio Bec de Roches per la pista da sci che passa sotto alla Seggiovia. Faremo un po' in giro d'anello che porta al lago Boè per tornare al punto di partenza passando anche per il rifugio Piz Boè. Dal rifugio Bec de Roches si seguono le indicazioni del sentiero 636-640 in direzione del Piz Boè del lago Boè. Ovviamente non raggiungeremo il Piz Boè, faremo il giro d'anello verso il lago. Arrivati ai Bec de Roches, una serie di guglie dolomitiche da oltrepassare con sentiero in mezzo ai massi dove ci si deve anche un po' arrampicare. Thank you.
spettacolare percorso. Ho oltrepassato il bivio per andare a rifugio Kostner. Non arriveremo a rifugio a causa del poco tempo a disposizione, anche per delle previsioni meteo un po' avverse. Ci dirigeremo col sentiero 640 direttamente fino al lago Boe. Quindi chiuderemo il giro ad anello col sentiero numero 638 fino ad arrivare al rifugio Pispoè e tornare quindi nei pressi del passo Campolongo, vicino all'hotel Lagouchet. Senz'altro comunque, andando avanti, farò anche il percorso fino a rifugio Kostner. Là in fondo c'è l'hotel Lagouchet, dal quale siamo partiti per fare questa escursione. Quello là sopra dovrebbe essere il gruppo di Fanes. Splendide visuali verso le Val Badia. Abbiamo appena attraversato un altro tratto un po' disagevole, dove ogni tanto bisogna mettere giù i bastoncini da trekking per arrampicarsi, per mettere le mani sulle rocce. Siamo addirittura d'arrivo al lago Boe. Pochi minuti dovremo arrivare.
arrivati al rifugio, subito sotto il lago Boè. Siamo partiti dal rifugio Boè. Abbiamo preso adesso il sentiero 638 che ci riporterà nel giro di circa un'ora a Passo Capoleongo, dove inizia la seggiovia per arrivare al rifugio Back the Roches. Il padon con dietro la marmorata, che adesso inizia a vedersi un po' meglio. Siamo tornati a Passo Campoleongo dopo una discesa quanto ripida. Siamo giunti così alla fine anche di questa non molto lunga ma decisamente bella escursione.
non abbiamo potuto raggiungere il rifugio Kostner a causa della scarsità del tempo a disposizione. Adesso mi aspettano altre 3 ore di auto, tra l'altro, per tornare a casa, perché sto tornando dalle vacanze. Sentiero di livello escursionistico, nonostante questo bisogna porre attenzione perché ci sono vari tratti sui quali serve arrampicarsi un po' sulle rocce, alcuni tratti un po' esposti, un po' prima di raggiungere il lago Boé, e vari tratti in ripida salita o discesa, per cui bisogna fare attenzione a non scivolare. Con questo è tutto, spero di avervi fornito vari spunti per delle belle escursioni in questi bellissimi luoghi e vi rimando al prossimo giro. Ciao!